Ciao e benvenuta sul mio canale, io sono Irene, infermiera pediatrica, consulente per allattamento e baby wearing, ma soprattutto sono una mamma. Ciao e bentornata sul canale, se sei nuova ti invito a iscriverti e a lasciarmi un like se il video ti è piaciuto, ma bando alle ciance, oggi facciamo un video diverso dal solito. Ho qua il telefono e andrò a leggere le vostre domande perché vi ho lasciato un post sia qui che su Instagram, un post appunto ask per sapere se avete delle domande e io ovviamente sono qua per rispondere. Cominciamo subito. Allora, Jean mi dice: ciao, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi dell'allattamento misto. Sono tutto il giorno da sola e sono un po' stanca perché dormo poco. Volevo farmi aiutare da mio marito il fine settimana con il latte in polvere. Ciò che il fine settimana, cioè che il fine settimana si sveglia lui la notte per allattarlo. Sarebbe fattibile? Se sì, che latte in polvere consigli? Allora, diciamo che l'allattamento misto non è mai un allattamento che si può fare a lungo tempo. Perché? Perché andando a sostituire le poppate, soprattutto in fase notturna, Jean, cosa succede? Che noi non stimoliamo la prolattina, che è l'ormone che produce, cioè che aiuta la produzione di latte. Quindi rischiamo che da lì subentra un'ipoproduzione di latte, quindi poi siamo costretti a dare l'aggiunta sempre in maggiore quantità e addirittura arriveremo al punto dove l'aggiunta sarà più del latte materno e si terminerà l'allattamento. Ovviamente non in un giorno tutto questo, però essenzialmente andiamo a creare un'interferenza. Cosa succede la notte in più? Che se il bambino non svuota il seno, tu rischi un ingorgo con un conseguente mastite. Quindi assolutamente sconsigliata questa cosa. Mi sento di dirti di riflettere su come allatti la notte, cioè nel senso che tante mamme trovano difficoltà nell'allattamento notturno perché non hanno il bambino nel letto con loro, quindi oggettivamente il bambino magari si sveglia anche ogni 2 ore quando è piccolo, ti devi alzare, prenderlo dal lettino, metterlo nel tuo letto, allattare, rimetterlo giù, oppure addirittura c'è gente che va a allattare in altri, che ne so, in sala, sul divano, oppure sulla poltrona, eccetera. Quindi ti direi più che altro di andare a lavorare sull'allattamento notturno in questo senso, cioè di allattare da sdraiata nel letto a richiesta, in modo che nel momento in cui il bambino, il neonato, si sveglia, te lo metti, cioè ce l'hai già lì vicino, devi solo alzare la maglietta, lui ciuccia e ti riaddormenti. In questo modo riesci a riposare anche tu. Inoltre, facendolo solo weekend, questo discorso che dicevi di dare l'aggiunta, poi tutta il resto della settimana rimane molto scombussolato perché non c'è equilibrio nelle poppate e perciò veramente mi sento di sconsigliartelo perché rischi di avere seri problemi nonostante tu voglia riposare. Allora piuttosto cerca di avere un momento durante il giorno, un aiuto da qualcuno magari che possa farti riposare un'oretta, 2 orette di giorno, ma di notte è importante essere presenti noi per il bambino. Laura Rinaldi mi dice: ciao Irene, vorrei chiederti cosa ne pensi dell'autosvezzamento, se tu l'hai mai provato con le tue bimbe, se pensi che possa andare bene per un bimbo allattato al seno. Grazie per questa opportunità di confronto. Allora, grazie a te Laura per aver lasciato questa domanda. Allora, l'autosvezzamento assolutamente io sono pro. Addirittura è uno degli argomenti che tratto in consulenza, proprio come gestire l'allattamento con l'autosvezzamento, quindi assolutamente sì, si può allattare a richiesta e autosvezzare i bambini, anzi ti dirò Laura, è la combo perfetta, meglio di così non si può fare, nel senso che è proprio la scelta più rispettosa nei confronti del bambino e quella che è la via più naturale in assoluto. Sì, l'ho praticato con entrambe le mie 2 bimbe, Lidia e Rebecca, ovviamente a tempo debito lo praticherò con Gaia. E Caterina Nirka mi chiede: ciao Irene, innanzitutto ti ringrazio per i tuoi preziosi consigli. Bene, sono contenta che vi possano aiutare. A me piacerebbe, e se possibile, dare consigli su come smettere di allattare quando il bimbo è più grande, dai 18 mesi in su. Come possiamo capire che il bimbo è pronto e non soffre? In che modo possiamo procedere a smettere di allattare?
Allora, Caterina, diciamo che il termine dell'allattamento è un percorso sempre molto personalizzato perché dipende appunto dalle richieste del bambino, dalle esigenze tue, dal motivo per cui si smette di allattare, eccetera. E ovviamente è uno, non voglio dire che è sempre la stessa cosa, però un altro di quegli argomenti molto importanti in consulenza, cioè che mi piace tanto trattare in consulenza perché io ritengo che la fine dell'allattamento è importantissimo che sia rispettoso nei confronti del bambino e che non si usino metodi tipo cerotti sui capezzoli oppure sostanze dispiacevoli tipo aceto, limone, peperoncino, pepe o quant'altro, perché andiamo a creare effettivamente un trauma nel bambino. È importante innanzitutto il rispetto nei suoi confronti, andiamo a farlo ovviamente gradualmente, ma soprattutto la chiave di tutto è la comunicazione, comunicare col bambino, spiegare che cosa sta succedendo e perché sta succedendo senza dire bugie, quindi non diciamo la tettina alla bua se noi bua non ne abbiamo. E questo è assolutamente fondamentale. Poi, ripeto, dipende da ogni bambino. 18 mesi è sicuramente una buona età, ricordo però che le linee OMS dicono 2 anni e oltre, quindi non abbiate fretta, significa che fino ai 2 anni e oltre in realtà i bambini hanno bisogno del seno, di ciucciare, eccetera, anche i maschi, non solo le femminucce. Cerchiamo di sfatare retaggi culturali per cui se un maschio ciuccia a 2 anni diventa omosessuale, cosa che non è assolutamente così. E le nuove linee guida che stanno per uscire in realtà dicono fino ai 3 anni addirittura, quindi diciamo che a 18 mesi in realtà c'è ancora tempo. Mi sento di dire che se sei un po' stanca eccetera, si può revisionare l'allattamento, si può reimpostare in un determinato modo appunto perché sia piacevole, ma non è necessario per forza smettere. Antonietta Giuliano mi dice: ciao cara, mi piacerebbe sapere come ritornare in forma dopo il parto, far rientrare la pancia, il seno cadente e anche il problema dei capelli che cadono durante il postpartum. Grazie mille, sei davvero una manna dal cielo. Grazie a te Antonietta per il tuo commento. Allora, per quanto riguarda i capelli, ricordo che è una questione ormonale, cioè durante la gravidanza non cadono i capelli, o comunque ne cadono molti di meno, e ovviamente col postpartum e lo sbalzo ormonale cadono anche quelli che non sono caduti in gravidanza, quindi la sostituzione del capello ovviamente è più lenta e questo porta ad avere dei vuoti in testa che, come sapete se avete visto il mio video dei 2 mesi postpartum, qua è presentissimo, meno presente delle altre 2 volte, ma in realtà molto presente, cioè ne perdo comunque tanti. Un pochino di pazienza, e mi hanno detto, in realtà mi hanno consigliato che devo provare la vitamina B12 presa a ciclo continuo, e quindi farò anche questo tentativo, ma in linea generale è una questione ormonale. Invece, per quanto riguarda tornare in forma dopo il parto, far rientrare la pancia eccetera, allora sulla pancia ricordo che c'è una cosa che si chiama diastasi addominale, che è effettivamente una patologia, quindi se entro il 3° mese la pancia di per sé non rientra ma siete ancora molto molto abbondanti e non siete più in sovrappeso o comunque non nettamente in sovrappeso, è necessario fare una valutazione del pavimento pelvico per vedere appunto se è presente diastasi oppure no, con uno specialista ovviamente. Per rientrare in forma ti dirò dipende, nel senso dipende tanto dal metabolismo. Io personalmente quello che ho sempre fatto è cercare di mangiare equilibrato, non posso dire bene bene perché in un postpartum si hanno tante tante cose da fare ed è difficile, però più equilibrato possibile, fare un pochino di movimento e dal 3° mese in poi si può fare anche un po' di attività fisica se già eri abituata a farla o se non lo eri, fare qualcosa di soft. Perché dico questo? Perché l'acido lattico eccessivo ovviamente influisce con la produzione di latte materno, quindi è importante non esagerare col movimento, ma anche solo un pochino attivarsi, farsi dei massaggi eccetera eccetera può aiutare a perdere un pochino di peso e di ritenzione, soprattutto ritenzione perché ci si gonfia tanto nel postpartum. Leggo anche un po' di commentini da Instagram adesso, così accontento tutti. Allora, vediamo.
sono un po', quindi andiamo un po' veloce. Quali sono gli errori? Elizabeth Mary mi dice: quali sono gli errori più comuni nel portare la fascia elastica per la prima volta? Il mal di schiena è sempre sinonimo di legatura fatta male? Sì, se ti viene mal di schiena è perché c'è qualcosa che non va nella legatura. Quali sono gli errori più comuni? Allora, il più comune, c'è anche un post su Instagram che avevo fatto, è quello di mettere la fascia, tirare giù la fascia come se fosse una maglietta. In realtà questo orlo della fascia, quindi il distale, quello più lontano dal centro del corpo, è quello che va dall'altra parte a sorreggere il cavo popliteo del bambino. Quindi se noi lo mettiamo giù rimane molle e la gamba tende a cedere. Quindi questo è l'errore assolutamente più comune. Ce ne sono anche altri, però questo è proprio quello che vedo, ma si vede anche nelle foto nel 99% delle volte. Erika Arianna mi chiede: è possibile usare baby wearing anche di notte? Per i primi mesi post nascita è possibile tenere il bambino in fascia di notte per sfruttare il contatto con la madre? Allora, non è una cosa che mi sento di consigliare sempre, nel senso che ovviamente i neonati tendono a dormire sull'addome della mamma, e questa è una realtà di fatto, per ovvie ragioni che non sto qua a elencare, sono video di un'ora e mezza. Possiamo usare la fascia nel caso che abbiamo un neonato che veramente ha bisogno di stare tutta la notte sul nostro petto, noi vogliamo stupirci un pochettino, allora si possono mettere dei cuscini dietro la schiena per non stare giù piatte, e dei cuscini magari laterali per non essere portate a girarci sul fianco, e allora così possiamo effettivamente sfruttare il baby wearing anche di notte. Poi mi chiede ancora, ovviamente dormendo seduta, ecco, giusto Erika, quindi direi che eravamo in linea. Chiedo perché il primo mese di mia figlia lei ha dormito sul mio petto, dopodiché l'ho spostata in culla con molta facilità. Penso abbia rassicurato entrambe. Esatto, un po' quello che stavamo dicendo. D'inverno come Siracusa Bianca mi chiede: d'inverno come gestire il bambino mentre in fascia, come vestire il bambino mentre in fascia? Quali sono i traguardi necessari per passare a un marsupio? Allora, d'inverno vige la regola della vestizione a cipolla. Ovviamente diciamo che in linea generale basta come vestiresti in casa più uno strato essenzialmente, perché dobbiamo considerare la fascia un po' come se fosse una giacca in quel senso, perché il contatto tra noi e il bambino va a generare calore, lo aiuta nella termoregolazione, quindi a scaldarsi. Ovviamente non dobbiamo mettere la giacca al bambino, quindi per esempio bodino, tutina e poi basta così in realtà, perché c'è la fascia. Anche perché se pensiamo magari a un neonato, pensiamo a una fascia elastica in triplo sostegno, quindi abbiamo tre starati di tessuto. Poi ci tengo a dire invece, per i bimbi un po' più grandi esistono le cover che si possono mettere sopra la fascia, tra la giacca, tra i due lembi della giacca. In questo modo andiamo a creare uno strato tra virgolette di giacca al bambino. Oppure ci sono le giacche apposta per portare, possiamo usare anche una semplice copertina di pile sempre per coprire il bambino, quindi le soluzioni in realtà sono tante. Attenzione alla testa, quindi la copriamo comunque con un cappellino, e attenzione ai piedini perché sennò diventano freddi, quindi quelli potrebbero aver bisogno, ci sono proprio anche in vendita degli scaldapiedi apposta. Franci M14 mi dice: grazie Irene per questa possibilità, io volevo chiederti se esiste un metodo per scaricare il bambino dalla fascia senza svegliarlo. Io uso la fascia anche per calmarlo e farlo addormentare la sera, ma poi appena lo appoggio si sveglia. Chiedono appunto poi ce ne sono altre che dicono che sono d'accordo. Allora Franci, penso che quando uscirà questo video in realtà ci sarà già la clip su Instagram. In ogni caso c'è già sicuramente su come scaricare col marsupio, perché ve l'ho fatto vedere e vi ho spiegato lì la tecnica, e trovate appunto, troverete nel caso la peggio la tecnica anche per la fascia, ma sono abbastanza convinta che per quando esce questo video ci sarà già, quindi vi rimando a Instagram per questo.
Come fai? Lilia Funto, una delle domande più quotate in assoluto. Come fai a gestire la casa, lavoro, tre bimbe? Io solo con un bimbo non ho ancora ripreso a lavorare, non riesco a fare nulla. Questa è una delle domande che mi fate più spesso in assoluto. Allora, innanzitutto tanta organizzazione. Quindi le mie checklist mi salvano la vita. E poi anche compromessi nel fare le checklist. Cioè, è ovvio che se oggi, per quanto riguarda la casa, per esempio, mi prefiggo di fare la pizza, non mi prefiggo anche di pulire il bagno. Ok, sono due cose molto semplici, ma se ho una pulizia approfondita da fare in casa, qualcosa che mi porta via comunque determinato tempo, cerco di snellire le altre cose. Il lavoro ultimamente, per quanto riguarda le consulenze, le sto concentrando in due giorni a settimana, due giorni in cui le bimbe più grandi me le tiene mia suocera e Gaia sta con me, ovviamente. Infatti io sto registrando e lei adesso è lì tranquilla nella sua sdraietta che mi guarda tutta così. Lidia Rebecca viene a prendere mia suocera verso le 9 e me le riporta verso le 4, quindi in realtà tra poco arriveranno e dovrò stoppare il video, speriamo di finire di registrarlo. Questo mi permette, ovviamente, fissando le consulenze una dietro l'altra, lasciando un quarto d'ora circa da una all'altra, di concentrarne appunto tutte quel giorno e tutto il lavoro di background che c'è dietro, come girare questo video, l'editing del video, l'upload del video, l'articolo per il blog, piuttosto che i post per Instagram, le stories, eccetera, eccetera. È tutto un lavoro che riesco a fare a intermittenza durante le giornate, anche con le bimbe a casa. E quindi quello riesco, diciamo, a spalmarlo. Mi prendo sempre organizzazione, un giorno in cui organizzo all'inizio del mese i video da caricare qua su YouTube, quindi di cosa voglio parlarvi, a meno che poi dopo sostituisca qualcosa strada facendo perché nasce una vostra esigenza e me lo chiedete, altrimenti io comunque inizio mese già organizzo tutti i video, i post di Instagram settimanalmente lo faccio perché sono un pochino più interattivi, quindi vado un po' di più, diciamo, in base, tipo settimana scorsa c'è stata settimana mondiale allattamento, quindi sono usciti 7 post sull'allattamento, eccetera. Quindi cerco sempre di organizzarmi molto in questo senso. Le bimbe fanno tanto con me, quindi se ho da fare la lavatrice, pulire i pavimenti, eccetera, le coinvolgo e stanno con me. Gaia sta per lo più in fascia o in sdraietta in base a qual è il suo mood del momento, ma molto di più ovviamente in fascia. Che altro dirvi? Essenzialmente i punti focali, diciamo, gira tutto in base all'organizzazione. Allora, mamma underscore che avventura, perché le informazioni che forniscono le ostetriche private o le consulenti allattamento sull'allattamento non sono le stesse che spiegano a un corso preparto organizzato dall'ospedale? C'è ancora tantissima disinformazione sul mondo dell'allattamento. Mamma che avventura, vorrei poterti rispondere, nel senso che vorrei saperlo anch'io. Il discorso è, penso, di base che la laurea o il diploma, perché ci sono ostetriche anche vecchie sia come età che come formazione ovviamente, non dà una specifica in allattamento, cioè l'ostetrica, io sono infermiera, però, e a noi viene spiegato ancora meno, figuriamoci. Alle ostetriche invece ovviamente si dà una base sull'allattamento, per ovvie ragioni direi, anche se in tanti ospedali italiani chi si occupa dell'allattamento sono le infermiere del nido, quindi già qua direi che forse noi a livello infermieristico dovremmo essere molto più preparate sull'allattamento, ma questo in realtà non viene fatto, quindi c'è un problema alla base di formazione. Detto questo, io non posso rispondere per l'ignoranza altrui, quindi chi non ha voglia poi di sbattersi e imparare, il risultato lo vediamo. Per oggi è tutto, le domande sono ancora tante, ma prometto che ne farò un altro. Se vi piace lasciate un like, così se arrivo almeno a 50 mi piace, prometto che faccio un altro video ask. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.